Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Allora, siamo qui, siamo in diretta, praticamente abbiamo già iniziato l'intervista pre-telecamere, ci avete beccato in pieno, buona serata a voi e con me questa sera c'è un candidato sindaco, ma uno di quelli ormai di cui già conosciamo le opere, no? Fatte in passato e che già da tempo dice di essere il candidato sindaco, quindi su questo non c'è dubbio. Fernando Zara, ben ritrovato. Grazie. All'ultima volta ci siamo visti, ma era un momento particolarmente delicato, teso, lo è anche teso, oggi. Teso. Però è vero anche, come dico io, che la vita va avanti e quindi bisogna anche interessarsi, anche per distrarsi un po' ad altri argomenti. In questo caso noi abbiamo un'imminenza che è quella delle amministrative, delle comunali, che si svolgeranno nel 2021. Covid permettendo, insomma. Speriamo di sì. Allora Fernando, senti, allora ma io vorrei soltanto togliere qualche estrapolare qualche battuta dal ragionamento che poi faremo sul Covid. Io ho detto con molta chiarezza in diverse occasioni, non dobbiamo avere paura, dobbiamo affrontare questa vicenda con fede, guardiamo in faccia la realtà è che il virus è partito, c'è un'immunità di gregge, i contagi aumentano, ma per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, credo, dobbiamo essere rispettosi delle protezioni, dei dispositivi, delle protezioni che noi dobbiamo avere, fra mascherina, non assembramento sociale, distanziamento, e in qualche modo però capire che di tanti contagiati il 96% sono asintomatici e che il problema vero è l'assistenza ospedaliera, l'abbiamo già detto. Il problema vero è che io ho invitato, per tornare alle amministrative del 2021, questa amministrazione a creare una rete socioassistenziale per queste 223 famiglie, di cui due ricoverati o tre ricoverati poi alla fine, per poterle tenere sotto monitoraggio, sotto controllo, per le esigenze, per i bisogni, e se aumenteranno di più, ancora di più assistere questi nuclei familiari e rassicurare un'intera città. Questi gruppi di lavoro dovrebbero essere fatti comune per comune. Le persone sono abbandonate in casa, non fanno il tampone, non sanno che cosa fare, telefonano e naturalmente vi è una costipazione di richieste che hanno fatto saltare il sistema sanitario. Questa è la realtà e questa è l'angoscia un po' di tutti quanti noi. E quindi anche il conto dei decessi o di quant'altro, e noi dovremmo fare poi il conto anche in città di tutti i decessi che ci sono. Io rispetto, purtroppo è rammaricato per questo cinquantenne deceduto per complicazioni Covid in questi giorni, ho chiesto quanti decessi ci sono stati per diversi motivi in questa città. Sì. Siamo più di 10-12 decessi in una settimana, quindi in ogni caso in questa città si muore anche per malattie, e soprattutto va denunziato il fatto che se non si effettua una rapida e veloce assistenza domiciliare, istantanea assistenza domiciliare, tutte le altre patologie non si cureranno più, non si curano più. Io sono dovuto stare in ospedale per un intervento a un mio familiare, stretto, che non identifico. Il giorno che siamo andati si correva il rischio che l'intervento saltasse per una malattia oncologica. Non va bene, devono essere assistiti tutti,
Naturalmente siamo in un'emergenza, in un disagio sociale notevole, anche di natura economica, ma sulla natura economica anche qui spero che il governo faccia presto e bene tutti i sussidi economici che ci devono essere, ma su questo poi dovrebbero intervenire anche le autorità locali e le amministrazioni locali. Non è possibile che le amministrazioni locali come quella di Battipaglia siano soltanto dei comunicati che si fanno per informare la popolazione, per dire quant'altro, ma chi aspetta il tampone aspetta ancora il tampone. Senti Fernando, quindi sì. Sono andato su un argomento, nell'altra intervista sono stato trasportato nel campo Covid, oggi ci sono entrato perché con queste nuove normative, certo. che in parte condivido, assolutamente. È un'impostazione che a me piace. Se vi saranno sussidi veri a coloro i quali interrompono l'attività economica è perfetta, certo. E soprattutto sia per le zone rosse che per le zone grigie o le zone verdi, De Luca se ne faccia una ragione, i bambini delle scuole elementari devono andare a scuola in sicurezza comune per comune. C'è un decreto ministeriale, c'è una legge, che la Regione Campania si adegui a questa legge, perché anche se nelle zone rosse si può andare in presenza fino alla terza media. Se le amministrazioni locali o un'amministrazione regionale non è in grado di garantire la sicurezza dei bambini a scuola, si dimettano, vadano a casa loro e facciano venire i commissari. Allora, del resto poi ognuno fa quello che vuole, insomma, nel senso che dal punto di vista... mio personale, io mio figlio non lo manderei in ogni caso, giusto per dire la mia opinione, visto che sono donna e mamma, non lo manderei. Detto questo, tra l'altro, per esempio... L'avevi già detto l'altra volta. E lo ridico, tra l'altro, insomma, ho appena saputo che una bimba di seconda elementare ha preso il Covid, quindi... Sì, che si contagi, ma bisogna intervenire, ma... La mancanza della formazione per tanti mesi o per anni ci darà un risultato negativo sui bambini. Ma scusa, ma ti ricordi il 1980? Ma il 1980 furono pochi mesi. Furono pochi mesi ed era tutto bloccato. Furono almeno sei mesi che non andammo a scuola. Io mi sono laureata con lode. Perfetto, sei mesi. Adesso siamo già da febbraio dell'anno scorso, marzo dell'anno scorso, stiamo a novembre, ma questi non possono... Un'intera generazione di quel livello che ha bisogno di socializzazione estreme, di rapporto con la maestra, e io ho un figlio che non segue. Andiamo avanti. Allora, detto questo, volevo capire un attimo, secondo te come la sta gestendo la comunicazione la sindaca? Molto bene, come la mentitrice seriale. Una mentitrice seriale che ripete sempre che l'apprezzo, credo che qualche abbia investito oltre i 10.000 euro per il portavoce a 8-9 mesi dalla fine del suo mandato elettorale, della nuova campagna elettorale, in modo adeguato, brava, ma è una mentitrice seriale, cioè ripete le menzogne, una continuazione. Io l'ho definita una bugiardella, ma è una bugiarda vera, qualcuno dice non la chiamare bugiarda, dice chiamiamolo mentitrice seriale, che ripete le menzogne e poi si convince di questa falsa realtà tentando di convincere gli altri. Purtroppo il risultato dopo 5 anni, 10.000 euro investiti non sono serviti a niente, erano meglio che insomma, ma non sono solo 10.000, non sono solo 10.000 euro, sono molti di più. Sono quasi 1 milione di euro in 5 anni per convenzionate. E uno che si lamentava di non avere denaro, beh, insomma, compreso quest'ultima delibera a triennale di 72.000 più bonus, qualcuno parla di 100.000 euro, io non so, la delibera parla di 72.000 euro l'anno, più bonus per un dirigente si arriva ai 100.000 euro, e quindi parliamo di 1 milione di euro spese in 5 anni per convenzionati, di 1.800.000 per stipendi. L'etica doveva diminuire gli stipendi, dimezzarli, non dimezzarli, prenderne pochi. I cittadini di Battipaglia devono sapere che sono stati spesi 1.800.000 più quella grave sciagura della chiusura della Fiorentina e della De Gasperi, che ci costa, sentite bene, 200.000 euro l'anno per fitto scolastico. Siamo nel terzo anno, se non vado errato, e stiamo già ai 600.000. Per abbattere e ricostruire la Fiorentina, se ci riuscisse, poi vi dirò perché non ci riuscirà, se ci riuscisse noi dovremmo aspettare 4-5 anni per la costruzione di una scuola. Insomma,
fra abbattimento, gara d'appalto, ci vuole un anno e mezzo, un paio d'anni per costruirla, spenderemmo per i fitti di quella scuola, per i fitti per sopperire alla carenza, certo, delle aule, visto la chiusura della Fiorentina e della De Gasperi, 1,2 milioni, 1,5 milioni. Soldi buttati dalla finestra. Abbiamo 4-5 milioni di euro sperperati in questi 5 anni senza raggiungere risultati ottimali. Io poi non critico e dico che non sono stati sul comune o hanno aperto la porta la mattina. Sì, sono stati sul comune, hanno aperto la porta, si sono presi gli stipendiucci, assessori insignificanti che non si sa manco chi siano, scomparsi dal radar della città, gestiscono il comune di Battipaglia come se fosse il comune dell'Alto Irpinia di 100 abitanti. Questo fanno. E lo sperpero di denaro, altro che salvaguardia dei conti pubblici, altro che salvaguardia dei conti pubblici, ha fatto tanti danni erariali in questi anni che ripagheremo negli anni successivi, e glielo dico prima per non accusarla dopo quando farò il sindaco, perché... Però ti volevo dirti, sì, no, adesso ricordiamoci questo passaggio delle Fiorentino, perché poi se tu sottolineo, dovessi diventare sottolineo questa cosa. Poi non ti voglio vedere tagliare il nastro la fra falsa, 5 anni. La falsa, no, è il contrario. Io aprirò il nastro della riapertura della Fiorentina e della De Gasperi, perché l'anno prossimo i ragazzi andranno, se Dio vorrà, nella Fiorentina e nella De Gasperi, perché l'inagibilità di cui ha parlato non è una... Io spero che qualcuno non abbia dichiarato, per poter partecipare al bando regionale, dove c'erano diverse gradazioni di richieste per potervi partecipare, cioè carenza strutturale, inagibilità media, inagibilità grave, per quello che ho potuto comprendere, perché io comprendo poco ma percepisco molto, lì è stata dichiarata un'inagibilità grave per poter avere il finanziamento. Ritengo che quelle scuole siano strutturalmente inadeguate ai tempi da mettere a posto, ma se la partecipazione al bando di gara è stata fatta con un requisito non corrispondente al vero, in realtà è una truffa. Per quanto mi riguarda, questo c'è. Nel momento in cui dovranno abbatterla faremo ricorso al TAR per bloccare e per richiedere alla magistratura una verifica delle condizioni dichiarate, perché se fosse vero quello che io penso, l'anno prossimo a settembre la Fiorentina e De Gasperi saranno riaperte con gli adeguamenti strutturali dovuti al tempo passato dalla loro edificazione, dalla loro costruzione. Io ho fatto le scuole medie, ho fatto la terza media con tanti amici il 67-68 in quella scuola, quindi so che è datata e che aveva bisogno di manutenzione spinta, soprattutto sui tetti, guardate un po', vengo a dirvi anche che sui tetti, ma non erano certamente scuole da abbattere. Poi, se si vogliono abbattere le Fiorentine, perché bisogna fare una grande piazza per il quartiere, io sono perfettamente d'accordo, ma prima di abbattere si costruisce l'altra e non si spendono soldi pubblici in mano a privati che diventano nel frattempo plurisfondati e ricchi, perché datemi 1,5 milioni in 4 o 5 anni, avrò fatto l'affare della mia vita, oltre, se fosse vero, 150.000 euro di manutenzioni che stanno facendo e che dovrebbe pagare il comune. Poi vorrei capire chi è la ditta che lo sta facendo. Quindi tu pensi che ci siano anche delle... insomma, è grave però questo. Delle anomalie? No, è grave. Io faccio le mie supposizioni. Ritengo che questa signora debba andare a casa nel più breve tempo possibile, perché è una mentatrice seriale. Invito il Consiglio Comunale a non approvare il bilancio. Perché questo ci permetterà di fermare i giochi, un commissario arriva, terzo, che rispetto a un'accusa così grave possa in qualche modo verificare e stabilire se erano immobili da mantenere o immobili da abbattere. Ok, chiaro. Perfetto, non solo. Quindi... Andiamo avanti, allora io vorrei entrare un po' più nella politica, no? Sì. Anche, ovviamente abbiamo capito che siete su posizioni completamente divergenti, tu e la sindaca, per cui voglio dire anche come ideologia... Ma non è che siamo su posizioni divergenti, io analizzo la realtà. Perché io posso dire cose che possono piacere o non piacere, ma io analizzo la realtà. Qui non si tratta di politica. Il fallimento ambientale c'è o non c'è a Battipaglia?
Insomma, voglio dire, i miasmi ci sono o non ci sono, la depurazione c'è o non c'è. Ma scusatemi, di che cosa stiamo parlando? Il fallimento socio-economico della mancata programmazione c'è o non c'è? Ma bisogna analizzare i dati, mi piacerebbe, qualcuno di popolo ha detto fai un confronto con, ci ha sfidato attenzione in televisione a parlare delle cose della città, ma il fallimento socio-economico c'è o non c'è? È stato fatto un piano regolatore che programmasse il futuro? O soltanto la cementificazione selvaggia di decine e decine di palazzi che stanno spuntando come i funghi a battipaglia? Poi avrò modo di, durante la campagna elettorale di far vedere dove stanno spuntando i palazzi uno addosso all'altro, come si costruiva negli anni '80. Ma è una vergogna dire che si pensa al paese. È un fallimento o no il socioculturale? È il fallimento o no il fatto che non abbiamo un cinema a Battipaglia? Dopo 5 anni di grandi rivoluzioni che bisognava fare in questa città, è il sociale, e le case per il popolo di cui tanto si vantava questa amministrazione nel 2016 in campagna elettorale, tutto completamente assente, una città abbandonata, degradata, tant'è che siamo arrivati nella bella comunicazione dell'amministrazione francese, del suo portavoce, che è una bella comunicazione, che se fanno un alito di vento, cioè puliscono una strada, lo comunicano anche. Io leggo i commenti, importante, e la gente dice, e sarà pure importante, ma la città abbandonata a se stessa, dicono, era ironico. Dovrebbe essere un servizio normale, una città deve essere pulita normalmente, non è che deve essere declamato il fatto che si vada a pulire una zona invece che un'altra. Ah, stavano pulendo pure la fontana a San Gregorio VII, mi raccomando, guardate, stiamo pulendo la fontana, idioti di battipagliesi, vedete quello che facciamo, puliamo la fontana, ma è una barzelletta. È una mentitrice seriale, è declarare normali condizioni di una conduzione del comune, perché le strade vanno pulite normalmente, come un grosso passo in avanti rispetto a non so che cosa. Ma i commenti erano, ma scusate, non è questa una routine amministrazione ordinaria, che cosa c'è di tanto strano che andate a pulire le strade e ve ne vantate pure? Dov'è la programmazione socio-economica? L'ASI è fallita, sono fallite tutte le indicazioni date da questa amministrazione, da lei e non so da chi. Insomma, non c'è risoluzione del problema, non c'è una città che non sa che cosa fare, è disorientata nel tempo e nello spazio, soprattutto per le sue finalità future. Stanno gestendo il comune, ripeto, come senti, si gestiva 80 anni fa. A livello politico sarebbe opportuno tornare un po' ai partiti, Fernando, allo sbaraglio totale, come insomma la visione che ci stai prospettando è quello di un comune allo sbaraglio, ma anche i partiti in questo momento, no? Non ci sono dei punti di riferimento importanti sul territorio rispetto magari ad altre città più politicizzate, sarebbe importante un ritorno anche ai partiti? Io ho una mia visione, io sono, come tu sai, oramai un anarchico di centrodestra. Sono un anarchico di centrodestra, insomma, con la mia visione della vita che rimane immutata dall'età adolescenziale ad oggi, maturata naturalmente, modificata, ragionata, selezionata, ma rimango sostanzialmente quello dei 13, 14, 15 anni. Sono un anarchico di centrodestra, credo, invece io seguo, non disdico il fatto che ci siano raggruppamenti di partiti all'interno della compagine quando si va a un'elezione amministrativa. Oggi siamo tutti un po' disorientati, nel senso che i partiti non esistono più come esistevano una volta, non esistono più le sezioni di partito, non c'è più formazione, non c'è più gerarchia, non c'è più rapporto fra gli uomini che facevano parte di quel partito, ognuno utilizza il partito in questa fase, ma parlo del livello locale, chiaramente non posso parlare di altri livelli perché non posso giudicare altri, perché lo utilizzano come un mezzo per poter arrivare a quello che pensano giustamente anche per le proprie aspirazioni personali. O le formazioni di partito fanno un serio ragionamento di coscienza sul loro ruolo all'interno della società anche nella fase successiva come formazione delle giovani generazioni, perché la verità è che se Zara sta parlando oggi, che è uno datato, no?
cioè, voglio dire che almeno fisicamente è uno datato, per carità. Mi finisci datato? Ma mi finisco datato, ho fatto il sindaco due volte, il presidente del consiglio, ho fatto esperto. Un'esperienza di consigliere regionale, per due volte il consigliere regionale, naturalmente ho fatto tutta una serie di esperienze amministrative che mi hanno molto formato e maturato e datato. Ma se oggi il datato deve riproporsi come candidato a sindaco, significa che attorno c'è il vuoto. Sarà stata anche colpa mia nel corso dei decenni di non aver formato giovani generazioni, ma quella era un'era ideologica, cioè fortemente centrata sui partiti fino al 2012-2013. Oggi io ritengo in questa città che l'insegnamento di Don Sturzo possa essere utile, però naturalmente bisogna confrontarsi anche con gli altri e soprattutto con chi desidera partecipare alla vera rivoluzione per Battipaglia. Torniamo subito con Zara, andiamo con Don Sturzo magari. Torniamo subito con Fernando Zara, andiamo un attimo in pubblicità e poi capiamo lui che cosa pensa di fare per Battipaglia. A tra poco. Siamo di nuovo insieme, stavamo appunto parlando un po' di quella che era la situazione in campagna, ma torniamo invece a Battipaglia, quindi stavamo parlando di partiti, stavamo parlando di politica, ma proprio qualche giorno fa ho scritto un editoriale in cui in qualche modo anche un po' di ironico, insomma, ho raccontato le varie vicissitudini, ma anche un po' dietro le quinte, perché mi sono resa conto che insomma quelli che girano intorno ai grandi partiti aspettano magari l'ok da una parte o dall'altra prima di esporsi, insomma tante cose poi si imparano facendo la giornalista, e quindi ho fatto un po' di nomi, ma pare che me ne sia dimenticato anche qualcuno, Fernando, quindi insomma c'è ancora tanto, qualcosa verrà meno. Secondo te il fatto che ci sia anche questa voglia da parte di tante persone di proporsi è sicuramente un aspetto positivo, poi già so che si ridurranno, però no, ho letto la tua nota, vedo troppi nomi eccessivi, troppi nomi eccessivi. Comunque in ogni caso, per fare una rivoluzione in questa città, tutti coloro i quali si presenteranno o hanno intenzione di costituire coalizioni che si presentano in questo momento, ma la mia stessa persona, devono essere rispettati quando la volontà di base è quella di preoccuparsi del proprio territorio e della propria comunità e dare il proprio contributo. E quindi qui le preclusioni non mi piacciono, pur in questo panorama ampio che tu hai descritto non trovo nulla di male che molti pensino a candidarsi. Ma a destra che succede? Io dicevo, ci siamo lasciati con Don Sturzo. Don Sturzo diceva che a livello municipale invece i partiti dovevano in qualche modo rappresentare la civicità. Perché i comuni sono civici, quindi io credo, questa è la mia proposizione, il mio pensiero, però naturalmente anche con le forze di centrodestra o con quant'altri bisognerà verificare questa mia idea, che è una mia idea, io ritengo che il popolo debba essere presente questa volta con una grande civicità aggregata, che rappresenti i mondi del partito, senza una confusione, un'osmosi totale dove non si capisce niente. Certo. Non mi è piaciuto, adesso io esprimo la mia vicinanza umana a Cariello per quello che gli è accaduto, spero che tutto si risolva, ma non sono in condizione di dare giudizi su nessuno. Io, però la solidarietà umana va data a lui e alla sua famiglia, ma il suo modello di aggregazione civica non mi è piaciuto. I partiti sono completamente scomparsi. Lui si era identificato come PD, perché Piero De Luca è andato diverse volte a Ebro a fare campagna elettorale, ma quel modello a me non piace. A me piace una civicità in cui le singole identità di visione della vita e quindi dei partiti siano espresse in una civicità. Non ci può essere confusione. C'è una civicità pura e c'è una civicità invece che può esprimere ambienti di partito, i quali decidono proprio per il bene della città di essere civici. Una civicità ampia mi piacerebbe. La sto cercando di costruire, credo che ci riuscirò, perché Forza Italia?
Ma Forza Italia è uno di quei partiti all'interno del centrodestra a cui io ho dato la mia disponibilità con una lettera scritta ai massimi vertici per la candidatura. Naturalmente come espressione civica, non espressione di partito, ma avendo fatto io le ultime 3-4 campagne elettorali in sostegno con quei pochi voti che ho al partito di Forza Italia dal 2016 al 2018, al 2019, al 2020, ho preso una posizione precisa, non di adesione al partito, a cui sono stato anche iscritto, ma ho fatto questa proposta come espressione di una civicità ampia che attorno alla mia persona può trovare una sintesi. Naturalmente disposto a parlare con chi o quanti altri anche in quel mondo abbiano necessità o bisogno di presentare la propria persona al servizio della città di Battipaglia anche come candidato. Sì. Perché sarebbe importante, no, fare una coalizione, adesso parliamo di destra, di fare una coalizione di centrodestra o di destra anche con Fratelli d'Italia. Sappiamo però che Ugo Tozzi è naturale candidato di Fratelli d'Italia, quindi qui come si può superare il problema? Ma io non credo che si debba superare nessun problema. Il fatto che Ugo sia candidato è un fatto positivo, che lui desideri essere candidato o che il partito lo individui come candidato a sindaco all'interno di una coalizione è un fatto molto positivo, perché più energie e più forza. Bisognerà a un certo punto del percorso fare sintesi. Per il bene di Battipaglia bisognerà fare molta sintesi. Io credo che questa sintesi si raggiungerà anche con aree non vicine, diciamo, a centrodestra, voglio dire, anche con aree che guardano a sinistra. Quindi insomma coalizione, una grande coalizione. Una grande coalizione al servizio, no, c'è un po' di tutto. Ci sono espressioni civiche dei singoli contenuti di partito, non c'è un po' di tutto. Liguori si è presentato a due liste, si è presentato rispetto alla sua posizione, mi auguro che possa ripartecipare facendo sintesi della coalizione civica, per carità, ha presentato due liste civiche, è dignitoso che abbia fatto già un passo in avanti, non mi piacciono le aggressioni verbali alla sua persona, io sono stato dicotomico con Liguori da 20 anni oramai, dal 2002, ma da un punto di vista politico, da un punto di vista delle cose che non ho condiviso della sua amministrazione di centrodestra allora, ma rispetto a questa sua volontà di mettersi al servizio della città, e lo ha fatto presentando due liste civiche. Spero che anche con lui sia possibile fare sintesi, perché no, non ho preclusioni. L'interesse mio personale, come nel 2016, quando non mi sono neppure candidato a consigliere, era quello che avvenisse una rivoluzione in città, sbagliando, perché la mentitrice seriale ha devastato anche la mia convinzione sulle persone, ma si sa che gli uomini, i maschi, non hanno molta percezione di quello che accade attorno. Avrei dovuto avere vicino una donna che mi facesse una valutazione precisa di un'altra donna, e quindi forse avrei scelto Ugo Tozzi in quel periodo, se qualcuno mi avesse... Chissà come sarebbe andata. Ma sarebbe andata sicuramente meglio. Sicuramente meglio, perché Ugo è più inserito nel contesto di un partito, è più equilibrato. Avrebbe... quel punto, se Tozzi... Tozzi sarebbe stato sindaco. Ecco, sarebbe stato sindaco. Sarebbe diventato sindaco. Perché andava lui al ballottaggio. Certo. Tozzi purtroppo non è diventato sindaco, dico purtroppo, dopo questa esperienza di 5 anni, sarebbe diventato sindaco, e la storia di Battipaglia... Credo che sarebbe stata leggermente diversa, no? Vabbè, sarebbe stata due persone diverse, Però entrambi avete creduto all'inizio alla sindaca, ogni tanto abbiamo creduto in questa rivoluzione rosa, è stato un tradimento e un rinnegamento totale, ma io sono così bravi, guarda nella mentitrice seriale, sono così bravi che nel 2016, lo dico, io sono un idiota, perché nel 2016 ho fatto una cosa da idiota, cioè l'ho appoggiata e l'ho fatta arrivare con 1100 voti al ballottaggio, non ci sarebbe mai arrivata, ma sono così idiota, ma la signora pensa che tutti i battipaglesi continuano a essere idioti. Nel 2016 si presenta e dice: abbasserò la tassa sui rifiuti, la Tari. Beh, bello. Bellissimo, ci sono dei flash nei quali urla che non può abbassare le tasse dello Stato, ma quelle sui rifiuti le abbasserà. Nel 2017 non fa nulla,
rimane invariato, vabbè, ma era comprensibile perché erano 6, 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi dalle elezioni, doveva capire pure dove stava, non ha capito ancora dove sta, ma in quel momento certo non capiva dove stava. Nel 2018 aumenta del 25% la tassa sui rifiuti. Guarda quella, guarda, è bellissima, io bravo, lo so bravo, che non ti piace rivederla, però certo. Nel 2018, dicevo, io sono rammaricato di quelle scene, però non rinnego nulla. Ma no, non rinnego nulla perché, no, perché avevo creduto, non rinnego, ma anche lui penso che non rinneghi quel momento, perché avevamo creduto in un vero cambio di passo per la città. Perciò questa è una traditrice della città, perché avevamo pensato a un vero cambio di passo per la città, ce l'avevamo messa a disposizione. Comunque stavi dicendo, quindi 2000... Quindi nel 2018 aumentano i rifiuti. Adesso che cosa fa la signora, la mentitrice seriale? Fa un consiglio comunale in cui presenta, perciò sono bravi, per cui presenta, hanno il mio apprezzamento, presenta un consiglio comunale da pre-approvazione di bilancio, che di solito si fa nella stessa seduta del bilancio comunale. Cioè, Tari, tutto quella, l'ultimo consiglio comunale, vatti a leggere tutti i punti, sono pre-consiglio, pre-approvazione di bilancio. Di solito alla fine si mette approvazione del bilancio. Invece fa solo quello, mantiene invariate le tariffe. Il 28 ottobre presenta questa delibera per la possibile assunzione di un 110 a 72.000 euro più bonus, 100.000 euro. Dopo qualche giorno si accorge, poverina, che ha rinvenuto del denaro. Cioè non hanno fatto i conti bene, ha rinvenuto del denaro. Forse questo denaro girava per le stanze del comune e annuncia che diminuirà del 25% la Tari. Ma cosa incredibile, che in un altro mondo, in un altro comune, avrebbe fatto gridare allo scandalo. Ma come, 4 giorni fa hai stabilito il prezzo e dopo 5 giorni ti accorgi che hai rinvenuto del denaro? Dove l'hai rinvenuto questo denaro? Nelle tasche di qua, di chi hai rinvenuto il denaro? Se c'era denaro oggi, 3 novembre, c'era denaro anche il 25 ottobre. E invece che cosa ha pensato di fare? Con chi la consiglia, mi faccio approvare le tariffe, passo, poi dico che le diminuisco e quindi devono venire l'11 novembre, credo, ad approvare il bilancio, perché io poi sono brava, l'ho diminuito del 25%, tu sei una bugiarda, perché nel 2016 avevi detto che l'avresti abbassato, nel 2018 l'hai aumentato del 25%, adesso lo diminuisci, sempre bugiarda sei, perché non hai diminuito nulla, e prendi in giro le persone. Cioè, pensa che noi siamo degli idioti, che stiamo seguendo una sua campagna elettorale mediatica pensando che siamo idioti. I battipagliesi non sono idioti. Ho capito, Zara, però adesso chiudiamo dicendomi che cosa pensi di fare per Battipaglia, cioè i tuoi primi 100 giorni, quali saranno? Come saranno? Perché questo, dovrei smettere di attaccare la francese. No, è che voglio attaccare la francese, ma no, guardate, qualcuno confonde o pensa che io attacchi la persona. No, io sono rammaricato per la città, sono rammaricato per la mia città e per le condizioni in cui giace. Chiaro? E per le condizioni in cui giace. E lo sanno tutti le situazioni in cui giace. Io sono rammaricato profondamente e non ammetto menzogne da chi fa il sindaco di questa città ancora per pochi mesi. Le menzogne non le sopporto. C'è molto da fare all'interno. Non sono i 100 giorni nei 100 giorni, bisogna fare un'inversione a 90 gradi completamente, bisogna convertire questa città a un nuovo modello di ente che io sto predicando da molto tempo. Hanno distrutto tutto il tessuto sociale che avevamo fatto in favore, qualcuno dice, della plebe o dei poveri. Assistenza sociale agli anziani, anziani al lavoro, colonie marine, montane, assistenza ai disabili, sostegno vero alle famiglie che hanno bisogno. Io non mi vanto di nulla, ma lo sanno le mogli dei detenuti di quel periodo, che gli arrivavano i soldi a casa perché
non confondevo gli errori dei mariti che erano in carcere con il bisogno dei figli e delle mogli, gli arrivavano le 100.000 lire per i figli, ogni figlio 100.000 lire, perché non potevano essere in preda alla miseria per errori o per le situazioni in cui si trovavano. Abbiamo costruito 330 alloggi in quel periodo. Bisognerà pensare alle case popolari in un modo particolare, bisognerà ricostruire tutto l'asse della presenza delle società in questa città, perché il consorzio Viviamo il Tusciano tutelava il Tusciano distrutto, e l'istituzione Magna Grecia che sviluppava la cultura distrutto, c'è tutta una rete, anche se la dobbiamo modernizzare naturalmente, per essere vicini ai bisogni e rilanciare la città, ma soprattutto alcuni assi di sviluppo evidenti come la riqualificazione urbana, le grandi opere pubbliche, i parcheggi sotterranei o in superficie, rendere questa città moderna, il commercio al centro deve essere vivo e vivace, perché il comune deve essere presente, non deve essere un mortorio, quelle luci sono un mortorio, non ce la facciamo più. Se mi dici una cosa da fare nei primi 30 giorni è sostituire quelle luci, non se ne può più quelle luci al centro di Battipaglia, e sembra di stare nel 1930, nel 1935, non è che lo devo dire io, sono datato perché ricordo l'illuminazione di allora perché non ero nato, ma veramente il cuore si diventa scuro la sera in questa città, come tetra questa città in questo periodo. C'è da invertire la tendenza, naturalmente c'è da puntare su grandi assi di sviluppo. Io con Antonio Visconti, per esempio, sono d'accordo sulla strutturazione logistica dell'ex area dell'Interporto. Lui parla di strutturazione logistica, io parlo di polo agroalimentare, che è un'altra cosa, ma che insomma l'idea, in qualche modo, una sintesi ci può essere con il presidente dell'ASI. C'è da in qualche modo affrontare il problema ASI immediatamente, ma lo affronti con il presidente dell'ASI e con la giunta regionale, non è che lo puoi affrontare da solo. Cioè, devi regolarizzare e normalizzare delle situazioni, si regolarizzeranno e si normalizzeranno, ma sono gli enti. Quando De Luca sana tutte le attività industriali trasformatesi in zone commerciali nell'area ASI di Salerno, lo fa attraverso una legge nazionale, che è il condono di Berlusconi di un tempo. Solo in quel modo può trasformare quelle attività da industriali a commerciali, e quindi se vi è un asse con il presidente dell'ASI e con la regione e anche con il governo, si faccia una legge nazionale per le aree industriali che sono state devastate nel tempo. Le strade ci sono, ma bisogna essere tranquilli, sereni, calmi, logici, non in preda alla frenesia. Il polo agroalimentare è il futuro della città, come il futuro della città è a mare. Quindi io ho detto riqualificazione profonda, violenta, perché il centro deve diventare vivo, e i commercianti saranno invitati a fare una cosa molto semplice: invece che questi supermercati che questa signora ha fatto aprire anche qui, Lidl, MD e tutto il resto appresso, noi dobbiamo fare le botteghe di vicinato, come si diceva una volta, ma stabilendo insieme al comune i prezzi. La gente deve venire in un luogo dove si vive e trova qualità e prezzo. In questo modo la città vive, se no la città muore. E nel polo agroalimentare c'è l'altro asse di sviluppo, che lo dicono tutti da sempre, io avevo fatto un piano regolatore turistico, che è la fascia costiera. Qui bisognerà decidere che cosa fare insieme agli alleati, insieme a coloro i quali mi faranno l'onore di candidarsi con me o con la coalizione che noi costituiremo, che cosa fare su quel pezzo della città che è un grande, dovrà diventare un grande motore economico per i nostri figli e per i nostri nipoti. Fare una città a mare? Punto interrogativo. Mettere solo alberghi? Punto interrogativo. Quindi io pensavo a una cerniera turistica nel 98-99. Oggi voglio sottoporre l'idea agli altri, perché dobbiamo andare insieme in condivisa una campagna elettorale. A me piacerebbe molto una città affacciata al mare. Una città affacciata al mare ci dà, a mare c'è vita, a mare c'è risorsa economica, a mare c'è energia. Battipaglia è stata sempre lontana dal mare, nonostante abbia il suo affaccio al mare e abbia 10 chilometri che di costa, perché tutta la zona che va, lo ripeto, dove avevamo fatto
insieme alla buonanima di Livio Genovesi, il parco del litorale, abbiamo tutto di proprietà. La pineta che dal Lido Lago va a Campolongo è di proprietà del comune, non sfruttata. Quante volte ho detto a questa amministrazione, ma scusate, noi abbiamo strumenti in mano per poterci muovere, per dare vita a questo paese, sono morti, li tenete arrugginiti a terra, non capiscono, non ci arrivano, mi dispiace, lei pensa che gli idioti siamo noi pensiamo che l'idiota è lei. In campo amministrativo, naturalmente, non come persona, perché sì, siamo tutti intelligenti e tutti persone per bene. Insomma, tante belle idee. E queste bisognerà confrontarle. Penso che su Pollack alimentare nessuno potrà dire nulla. Sulla faccia a mare, cioè su una città a mare, dobbiamo trovare un'osmosi anche con gli alleati e con le altre liste. Io ho già 4 liste civiche, non è che sto scherzando. Io sono espressione di una civicità ramificata nel tessuto sociale, perché non ha i conflitti ideologici hanno fatto il loro tempo, ci rimangono per il livello nazionale, se dobbiamo chiudere i porti o aprire i porti, chiudere o non chiudere, sui grandi temi, no, lì le diverse visioni della vita comportano una ripartizione di posizionamento o di allocamento politico, ma la civicità è qualcosa che anche ci permette di. Allora, io mi sono presentato come espressione civica a Forza Italia e ho detto: ho 4 liste civiche, che cosa volete fare? E io non scherzo quando parlo, cioè sono tante, ma sono ancora poche, perché dobbiamo essere ramificati nel tessuto sociale, solo così vince battipaglia. Io ho la mia ramificazione sociale, un'altra lista ha un'altra ramificazione sociale, posso nominare Carmine Pagano che ha un'altra ramificazione sociale, Forza Battipaglia ha un'altra ramificazione sociale, perché raggiungiamo più parti e insieme coinvolgiamo la città, perché questo è fondamentale nella fase successiva. Nei successivi 100 giorni rendere una città attiva veramente alla partecipazione per le cose che dobbiamo fare. Siete d'accordo o non siete d'accordo sul polo agroalimentare? Quindi facciamo un referendum. Siete d'accordo o non d'accordo sulla città a mare? Perché devono partecipare. Devono partecipare, perché se no un sindaco non ha la forza morale e la caratura di energia per poter mettere in campo le cose. Tante cose le abbiamo dette, io ti ringrazio Fernando. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te per l'invito, spero fra qualche mese di ritornare in piena campagna elettorale. No, speriamo prima di qualche mese, insomma, no? Anche perché ormai veramente non manca tantissimo, bisogna continuare a lavorare e noi ci auguriamo davvero il meglio per questa città perché lo merita. Me lo auguro al di là delle persone, ecco perché esatto, le persone vanno rispettate, quelle che si candidano, meno che la francese. Sempre come candidatura, ruolo, ma si stesse a casa, non facesse brutte figure, gli altri, perché ha denegato il ruolo e ha denegato il ruolo degli altri, non ha rispettato il ruolo degli altri, non tanto di Fernando Zara ma di tanti altri, c'è una marea, quindi rispettare chi in questo momento si vuole mettere al servizio della città anche con posizioni diverse, e questo già è un buon inizio per fare una buona cosa dopo, perché se ci rispettiamo oggi ci rispetteremo anche domani, sì, vincenti o sconfitti che siamo. Grazie a Fernando Zara e come sempre grazie a voi per averci seguito anche oggi, buon proseguimento di serata a tutti. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.